Bella a tutti ragazzi, sono Lambo, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono su Yet Another Zombie Defense. Sono da solo e questo gioco qui, beh, come potrei spiegartelo? È un arcade simil survival a orde moderno. Beh, direi, anziché spiegarvelo così, iniziamo. Io piglierei lo SWAT. Nessuno vuole giocare da solo. Allora, gioco molto semplice. Veramente molto semplice. Sistema di mira, come vedete, i colpi vanno sulla traiettoria dove noi mettiamo il pallino. Non è che se noi mettiamo il pallino sulla testa di un zombie allora farà headshot, ma il pallino santi indica dove andranno a finire i colpi. Sistema di mira molto intuitivo, personaggi camminano come se avessero un palo nel culo, quindi bene. E niente, pistole infinite, per fortuna, e dobbiamo raccogliere un po' di cash. Allora, survival a orde, nel senso che questo lampione qui è il centro della mappa, e arriveranno ogni notte che passerà, arriveranno diversi zombie, cioè aumenteranno il numero di zombie, aumenterà più si va avanti, più il loro danno che faranno e anche, sì, più il danno che faranno e anche la velocità degli zombie. Esempio, dovremmo adesso aver finito, e come vedete, appena finita la notte diventerà giorno, e noi potremo comprare un po' di roba, innanzitutto. C'è lo shotgun, io inizierei a pigliare un po' di shotgun e le ammo. E non fa culo, non posso più fare altro. Vediamo di tirar su un po' di cash questo giro, per almeno la prossima notte, cioè il prossimo giorno, creo una barricata o una torre. Beh, vedremo. Allora, pum! È un gioco divertente, mi hanno detto anche da far con gli amici, ma non penso, cioè, mi piacerebbe far video, se qualcuno di voi ce l'ha, scrivetelo nei commenti che volentieri farei video con voi. Perché mi hanno detto che è molto divertente a giocare con amici, però non avendo nessun amico che ce l'ha. Tanto è suonato il campanello, scusateci. Scusatemi, raga. Se qualcuno di voi ce l'ha e vuole fare una partita con me, guarda, veramente sarei molto felice. Soprattutto perché non ho mai provato il multiplayer di questo gioco, cioè ce l'ho da 2 giorni. Però, ma non l'ho mai provato. Da solo già mi diverto abbastanza bene. Comunque, avete quei 10 minuti da sbattere via nel cesso, non volete fare qualcosa che poi dopo dovete abbandonare la partita o... Questo gioco qui è perfetto, è proprio lo scazzo più totale. È veloce, non dovete fare chissà che cosa ed è divertente. Allora, wooden... Sì, tua madre. Compriamone un po' e le mettiamo allora. Una qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, qui, qui. Che bello, non so cosa ho fatto. Ah, ma se io mi metto in mezzo, tipo, non posso entrare in mezzo. Ah, ho fatto una stronzata. Ma è vero che gli zombie attaccano le... Bella, gli zombie attaccano le barricate, quindi vuol dire che avranno meno volontà di attaccare me. Vediamo se riusciamo a far fuori questo qui solo con la pistolina. Ragazzi, 250 big cash. Beh, la munizioni, munizioni mi servono adesso, almeno poi non compro. Ma sembra quasi che se li uccidi con la pistola ti danno i soldi. Cioè, più probabile che con... Che cazzo, cioè, proviamo adesso. Pum, ma... Oh no. Perché danno tutti i cash? Non danno tutti i cash. Aspettate. Sembra quasi che danno... Se li uccidi con la pistola danno più cash. Bah. Che cazzo, tu bastardo di merda. Ah no, hanno sfondato. Vieni qui. Sì, diciamo che non è stata un'ottima strategia. Allora, abbiamo 7700 e l'auto da vaffanculo. Io direi di direi di direi 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 di vedere cosa ci possiamo pigliare con 7700. Oh, che culo. C'è l'assault rifle ultra scontato. Allora, il conteggio delle munizioni qui come funziona? Allora, se esempio io adesso ho in mano lo shotgun, no, il fucile. Ecco lo shotgun. Se io sparo un colpo, qui la barra del reload si smezzerà e quando ne sparo un altro si ricaricherà. Sarebbe il tempo della ricarica. E se esempio, lo store sono fino a 999 di munizioni a quanto ho capito. E ogni 2 colpi, esempio dello shotgun, sarebbero uno store di munizioni. Quindi, abbastanza buono. Sì, ma che cos'è? No, spazza troppo, cioè vanno troppo ovunque i colpi. Non va propriamente benissimo. Vabbè, però non dispiace. Finché sto round qui shot va bene, poi dopo eventualmente lo montiamo sulla torretta. Che sulla torretta possiamo montare tutte le armi che vogliamo, quindi sfizia.
Avere però sta roba qui che mi spazza non sarebbe male. Poi se sono ancora in sconto le munizioni ne compro un po'. Qui lo shotgun è potentissimo, uccide da chilometri di distanza. Anche il cieco è bello che ho provato. Però, figa, il cieco è fantastico, è tipo un bolt, però è troppo divertente utilizzare il cieco. Ah, abbiamo passato la notte, fantastico. 7000, 7000, compriamo qualche ammunizione. Rocket launcher, Tesla coil. No, qui non andiamo da nessuna parte. Ah, era scontata. Compriamone una e la mettiamo qui, che è anche un po' protetta. E ci montiamo sopra. Ah, dobbiamo comprarne una. Cazzo. Siamo con una pistola. Poi dopo dovremmo riuscire a passare. Adesso bisogna difendere sta torretta. Perché se no. No, cazzo, danneggio 1.3. Dobbiamo stare qui a difendere la torretta. C'è poco da fare. Se riesco a passare sto round qui senza tanti problemi, round dopo ci monto metto altre barricate di legno e ci monto sopra un'arma un pochino più forte, tipo un bel pompa non sarebbe male. Guarda, qui ci sono delle munizioni. Shotgun shell. Oh, le munizioni per l'assalto. Eh no, stavolta non me l'ha tirato giù la torretta. Però è che gli zombie ce l'hanno a morte con le torrette. Pigliatevela con me, non con una roba interartificiale. Allora, 5.500, potremmo montarli sopra. 5.500, io direi un bello shotgun. E ce lo montiamo. Mi ricompro un po' di ammunizioni. Se riusci. Madò, se riesco a fare sta roba siamo a posto. Però ho fatto un po' una stronzata. Ne compriamo un po', ne mettiamo una qua. No, scherzo. Una qui. Una qui e una qui. Qui. Qua. In teoria io potrei andare dalla torretta e difenderla e. Morta. Bella, io posso difendermi, la torretta difende me. Quindi la torretta difende tutta quest'area. Io per il resto giro. Bella, bella, bella. Adesso sì che sono forte. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Perché non lo so, ma. Ci avevo provato prima a fare una partitella così. Ero arrivato a round notte quarta. Però ero messo un po' tanto male con armi e munizioni. Tipo le torrette me le avevo fottute tutte. Figa, ma lo shotgun qui è devastante con la sola torretta. Lo so, sto rischiando la vita in una maniera che fa paura, però. Non so, io sto gioco qui, dovrei dirvela tutta, mi sfiziava dalla prima volta che l'avevo visto, perché l'avevo visto su Steam, così girovagando ad minchium sul negozio, l'avevo visto. E mi era. Oh, notte, 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 non me la dice che notte siamo, ah, peccato. Allora, mettiamone un'altra qui, poi direi di comprarci un'altra torretta. Quanto è che costa? Vediamo cosa c'è scontato. Bella, lo shotgun è ancora scontato. Quindi direi di comprarci un'altra auto turret. Turret, come cazzo si chiama? Vai. E la mettiamo. Poi pigliamo lo shotgun. Lo compriamo. E lo mettiamo. Proviamo a vedere che si riesce a fare. Allora, 1,4 di damage. Stiamo per arrivare quasi al doppio dei danni. Cioè, a un quarto dei danni. Adesso però più mi servono munizioni, perché se riuscissi a trovare qualche munizione buona ci starebbe come idea. Perché comunque di shotgun quanti ne ho? Fanculo. Ah, non c'ho più lo shotgun. Come non c'ho più lo shotgun? Demonio cane. Aiutatemi. Io piglio i soldi nel frattempo. Prossimo giro. Ah, porco demonio. Olè, tanto abbiamo sbloccato un achievement in live, come direbbe il nostro doc. Figa, si sono cazzuti stavolta. Vabbè, il prezzo è veramente una roba molto irrisoria per
Per il gioco, beh, io direi di comprarmi uno shotgun che fa sempre bene. Poi, vediamo se lo sniper quanto va a costare. Tesla Coil. O risparmiamo sul Tesla Coil, sul Tesla Coil, però. Fanculo. Poi andiamo al verde, vediamo che si riesce a fare stanotte. Allora, ricarichiamo ammo. Ah, c'è anche la mirino laser, bella, allora così ce la sciogliamo. No, lo shotgun è buono. Dovrei riuscire a mettere una torretta qui, sarebbe fantastica. Che mi protegge questa zona. Perché ormai queste robe qui inizieranno un po' a cedere. Fanculo, che ci vuole. Oh, questa storia è volta. Tanto basta un pochino indebolirli qui. Perché poi dopo le torrette fanno il diverso. Minchia, stiamo rischiando la vita però. No. Cazzo. In colpo siamo a terra. Ah ah. No, mi ha aiutato. Un colpo e siamo seriamente. Oh, vita, 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 vita. Olè. E se la sfizia così, proprio molto pro. Olè, che culo. No, no, qui bisogna rafforzare. Ah, però, figa, mi sa che non ci arrivo. Ah, porca. Boh, io direi di fare così. Vediamo. Proviamo a fare una roba. Vediamo che si riesce a fare. Scusate se parlo sottovoce, ma di solito non sono abituato a fare video seri da solo, quindi proviamoci. Diciamo che siamo adesso abbastanza fortificati. Quindi, pum, pum. Adesso dobbiamo farci cash, perché se no non andiamo da nessuna parte. Cazzo. Tanto vediamo cosa. No, no, porco demonio cane. Merda, qui ogni colpo va a segno. No, 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 olè, no, figa la salute, era lì. Siamo morti con 4.700, no, con 407.000 punti. Uff, il rank mondiale sono 9 notti, 250, zombie uccisi 445.000 dollari spesi. Allora, detto questo, noi ci salutiamo. Spero che il gioco vi sia piaciuto. È un arcade molto semplice, costa 1,99 €. Se volete, andatevelo a comprare. Se ce l'avete già, avete visto questo video, fatemi sapere che facciamo una bella partitozza insieme. Aggiungetemi su Steam, vabbè, per dolcemente d'accordo. Detto questo, io vi ricordo di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook, mi piace al video, di passare anche dalla pagina di Google Plus e soprattutto di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Detto questo, noi ci salutiamo. Da Lambo è tutto, bella!